ragazzi, da Anna del canale Anna e Marco, Vita in Inghilterra. Oggi parteciperemo a un esperimento di assaggi. Assaggi di un prodotto tipico inglese, Marmite. E lo proverò grazie a Marco e a mia sorella Maria che vive con noi. Vediamo cosa ne pensano. Per chi non sapesse, questa è una crema spalmabile, tipica del Regno Unito, ma si trova anche in Sudafrica, Nuova Zelanda, Australia, con nomi anche diversi, ed è a base di estratto di lievito ottenuto dalla produzione della birra. Non è senza glutine, per questo io non parteciperò all'assaggio e ho richiesto a Marco e Maria di aiutarmi. Si presenta come una crema di colore scuro, appiccicoso. Dicono che il gusto e l'odore sia molto intenso e salato, e per questo non tutti l'amano. Si dice che ci siano lovers and haters, cioè chi la ama o chi la odia, e mi pare che anche gli slogan pubblicitari siano stati basati proprio su questo, tipo spread love, not hate, qualcosa così, spalma l'amore, non l'odio. Può essere appunto usata in accompagnamento con il pane tostato, cioè chi la mette sui biscotti, però si può usare anche in preparazioni di cucina, come aggiungendola ai sughi, agli arrosti. Ci sono vari usi. E poi esistono anche prodotti aromatizzati al gusto Marmite, come le patatine o il formaggio. Dicono che sia anche per vegani perché in etichetta c'è il simbolo approvato per i vegani. Tuttavia, non so se un vegano l'acquisterebbe veramente. Di sicuro io ho un'amica che non l'acquisterebbe. Se voi siete vegani, ditemelo perché è a marchio Unilever. Di solito le persone veramente vegane non acquistano marchi di grosse multinazionali. Perché è approvata per vegani? Perché è ricca di vitamina B, è fortificata con tutte le vitamine del gruppo B, quindi dalla B1, B2, B3, B9, quindi acido folico, e B12. Proprio per questa presenza di vitamine è stata parte del rancio dell'esercito britannico durante la prima guerra mondiale e anche la seconda. Ora passo dall'altra parte della telecamera. Ci rivediamo dopo tutti insieme con Marco e Maria quando avranno finito l'assaggio. Ciao Marco, ciao Maria, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao, ciao. Oggi sarete cavie del mio esperimento. mi fa molto Ecco, piacere. vedete davanti a voi un piatto con una fetta di pane tostato, un coltello e un cucchiaino. Secondo voi cosa dovete assaggiare? Non ho proprio idea. Non lo so. Cioccolata? Qualcosa da. Cioccolata ti piacerebbe? Beh sì, sicuramente. Sicuramente qualcosa di spalmabile, Sì, presumo, sì. oppure a fette, ma non ho proprio idea. Vediamo. Veramente. Adesso potrete assaggiare una cosa tipicamente inglese che si chiama Marmite. 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 Ah. Ne avete mai sentito parlare? No. Io l'ho soltanto vista sugli scaffali, ma Non ho mai sentito parlare onestamente. non so cosa sia, non so se è dolce, salata, non so nulla. Ok, infatti, proveremo. Voglio vedere la vostra reazione. Più che altro io non posso partecipare direttamente perché non è senza glutine. Ok. Ok, è una crema spalmabile derivata dal lievito della lavorazione della birra. Quindi contiene del glutine, non Cover. posso. Per questo sarete voi le mie cavie. Oh! Com'è l'odore? Ma sembra qualcosa tipo da caramello, ma neanche. Ha un odore che si è già sentito, ma non riesco a individuarlo. Da Quasi sciroppo, da sciroppo, sciroppo esatto. d'acero, adesso mi è venuto. Anche un po' da. Beh, ah sì, è vero. La birra mi ricorda un po' il bicchiere di birra. Magari di quelle birre molto, molto scure, tipo, Infatti è no? derivato dal lievito del Ok. processo di lavorazione della birra. Potete fare una prova col cucchiaino per assaggiarla e voglio vedere la vostra reazione. Wow! È molto densa, ma. Assomiglia sia alla Nutella o come. Di solito, conoscendo bene.
Marco? Conoscendola bene, se a lei non piace, a me piace. Di solito. Vado. Poco, eh? Attenzione. È vero? Love it or hate it? È molto forte. Posso anche capire che non piaccia. Però io sono un tipo molto strano e a me piace. È forte. Però io schiaccio il bottone verde. Ok. Mettine poca. un 10 per il coraggio nel provare di nuovo a Maria, grazie. Brava. Ecco, questa è la quantità. Vediamo. Questa è la quantità che ho messo, tipo l'angolo. A me piace tutto quello che è. Marco è in dose molto abbondante. Tutto quello che è forte, ragazzi, a me piace un sacco. Gusti forti, quindi. Grazie per il coraggio, Maria, di aver riprovato. Infatti, vedi che ho fatto tipo sul lato. Proprio ah. Il lapse. No. Ok, adesso a freddo, dopo aver provato, cosa ne pensate in via definitiva? Che non penso che la mangerò un'altra volta, Marco. Da sola non è apprezzabile secondo il mio punto di vista. Anche se mi piace, non è male. Un voto che potrei dare va da circa 7. Non è male. 7 è già buono secondo me, 7-8. Se invece viene abbinata con il pane, chiaramente il voto per me sale. Perché è proprio fatta per essere spalmata e quindi... È molto più buona e apprezzabile così. Okay. Poi chiaramente va a gusti. Se dovessi dare un voto all'assaggio è sotto zero. Proprio. Col pane arrivo a uno. Ok. Grazie ragazzi per aver sperimentato Marmite. Grazie a chi ci ha seguito. Grazie. Ecco, ho raggiunto Marco e Maria da questa parte della telecamera. L'unica cosa che posso fare io, visto che non posso mangiarla, è annusarla. Vediamo. Solo dall'odore non l'assaggerei mai. Grazie per essere stati con noi e se vi è piaciuto il video mettete un mi piace. E iscrivetevi al canale e seguiteci su Instagram. Ciao ragazzi! Ciao, ciao grazie! Alla ciao. Prossima! Mamma mia che schifo, devo bere acqua! Anche questa è fatta, ragazzi. Assaggiamo questa Marmite che è proprio buona, secondo me. Vi sto dietro le quinte quando monto i video. Un giorno vi prometto, vi faccio tutto lo speciale dedicato a come faccio i video, cosa uso, cosa, come taglio, come programmo, eccetera. Ah! Ragazzi, andiamo a montare questo video.
per voi. L'ha tradotto, io l'ho tagliato, sminuzzato in molte particelle e montato. E fino a notte fonda si va avanti. Mi sono rotto anche il naso al lavoro. Ci vediamo. See you soon.